Dal primo pomeriggio di oggi il fiume Mazzaro è stato colpito dal famoso fenomeno denominato Mar Robbio, consistente in un rapido ed improvviso cambiamento del livello delle acque. In queste occasioni, infatti, si registra un alternarsi di innalzamenti e abbassamenti del livello delle acque dovuti ad improvvisi squilibri della pressione atmosferica, lasciando i lavoratori del mare che hanno nel porto canale le loro imbarcazioni nella disperazione più assoluta, poiché spesso e volentieri il fenomeno del Mar Robbio distrugge tutto ciò che incontra. Collegato al fenomeno del Mar Robbio pare sia stato anche lo strano avvenimento accaduto sul litorale Fata Morgana, in cui contestualmente si è assistito ad un anomalo movimento delle acque del mare che ha lasciato i bagnanti senza parole, quando hanno visto le acque del mare ritirarsi di almeno 30 metri, restituendo ai bagnanti una spiaggia che non si vedeva da anni, anche se solo per pochi minuti. Nessuno vuole scavare fondo e ogni anno perdiamo milioni e milioni di euro di barche e nessuno ci vuole aiutare. Ma la Capitaneria di Porto in questi mesi non ha sistemato qualcosa? Cosa stanno facendo? Ha levato soltanto quattro barche che erano in fondo, però ha detto che i soldi sono stanziati e noi aspettiamo sempre. Il livello dell'acqua è bassissimo e arrivano a tipo maremoto, sempre onde gigantesche. Ma a Mazara del Vallo il fenomeno del Mar Robbio è riconosciuto. Vi arrivano degli aiuti anche economici quando succedono queste cose? Niente, non ci arriva C'è niente. stato un aiuto dal comune, c'è stato un aiuto dal comune tanti anni fa, solo che qua il problema è che non lo puliscono qua, dicono che debbono pulire, ma non puliscono niente. Dicono sempre che debbono fare scavamenti, pensano sempre per le barche grosse. Noi pure che siamo piccola pesca non abbiamo diritto a niente qua. Tipo che non abbiamo una licenza da pesca con tutti gli effetti. Come faccio io il collaudo, lo fa pure una barca grossa. Abbiamo gli stessi diritti noi come una barca grossa. Non c'entra niente, barca piccola o barca grande. Le stesse, perché per me la mia licenza è come una licenza di una barca grossa. E non c'è niente da dire, barca piccola o barca grande. Il fiume va pulito e basta, non c'è niente da fare. Ma l'acqua è completamente nera, è petrolio, olio, che cos'è? Lì è una merma, fango, c'è di tutto e di tutto c'è Come in si chiama fondo. Robbio e si fa la melma in fondo. I soldi sono distanziati e nessuno vuole mettere mano. I soldi non li vogliono prendere, se li mangiano a un'altra parte. Sono per qua, per il Mazzaro del Vallo, e i soldi se li mangiano a un'altra parte. Qua non li vogliono spendere. Hanno fatto della banchina qua, sono arrivate a metà e si sono fermate lì, tipo che qua dentro diritto non ce n'è. Gli stessi diritti ci sono qua, perché un fiume va mantenuto pulito. Le bittere sono tutte di ferro, sono tutti fradici. Nessuno viene a mettere mai una Sono bittera. bitter rotte, acqua rotta, c'è di tutto e di tutto qua. Noi abbiamo fiducia al sindaco, speriamo che ci dà una mano d'aiuto, solo questo gli diciamo al sindaco, perché per la marina si è sempre combattuto lui. Speriamo che combatte pure per la piccola pesca, Abbiamo fiducia a lui, per ci abbiamo dato questo. il voto. L'abbiamo dato il voto, ora lui perché non ci aiuta a noi, che siamo qua a mezzo. Non lo so, bitteri rotti, noi pensiamo piove per terra per salvare le barche, chiodi. Nemmeno vogliono mettere le bittere, quelli che si legano le barche. Contestualmente abbiamo assistito, contestualmente al Mar Robbio qui nel Porto Canale, abbiamo assistito su Tonnarella all'acqua del mare che si è ritirata. È una cosa che dipende appunto dal Mar Robbio? Sì, il Mar Robbio personalmente, è proprio il Mar Robbio che fa questi fenomeni della grande mareggiata e manda giù le barche in fondo. È proprio il Mar Robbio perché non è pulito il fondo, ecco perché c'è questa anomalia Ma anche qua. su Tonnarella si riversa? Sì, il Mar Robbio va in tutte le direzioni, sì, sia qua che Tonnarella, da qualunque parte. Là è minore, ma qua è più forte perché è un canale. Questo problema non c'è più nemmeno a Tonnarella, perché il Mar Robbio se ne va dentro e non succede niente. Quindi basterebbe scavare il fondo, avere un fondo più profondo. Più profondo si leva tutte queste cose. Pure più sicure qua in banchina e così le persone stanno più tranquille a casa senza venire qua di notte a vedere le barche che se ne vanno in fondo. Anche pure di giorno vanno in fondo, non solo la notte. I soldi ci sono stati distanziati, ma noi non lo vediamo questo discorso. E allora rivotiamo di nuovo a Cristaldi, le abbiamo dato di nuovo il voto. Noi ci abbiamo fiducia a Cristaldi, ma noi siamo sempre qua, sempre così, sempre disperati. Speriamo che faccia qualche cosa il sindaco di Mazara, speriamo veramente perché ci abbiamo fiducia a lui. Speriamo che fa qualcosa, solo questo.